rimasto affascinato dalla tecnologia, dall'ingegneria tutta italiana, tutta del nostro paese, una volta tanto, anche questo diciamolo, l'opera del MOSE è un'opera che non ha uguali in nessun paese del mondo e questa alta ingegneria è mutuata in altri paesi del mondo. Mi si dice addirittura che negli stessi Stati Uniti d'America stanno realizzando opere o stanno per realizzare opere, soprattutto in Florida, con la nostra tecnologia. In effetti, quella che è stata definita l'opera idraulica più importante e innovativa mai costruita al mondo fa impressione anche solo per le dimensioni. Ogni cassone potrebbe contenere 1500 persone, ogni paratoia sarà alta come un palazzo di 9 piani. Insomma, una costruzione gigantesca, realizzata, è stato detto oggi, non tanto per difendere Venezia dalle maree superiori al 1,10 m, ma per salvare la città dalla catastrofe. Ieri, nel 66, non avevamo alcun elemento di fronte alla catastrofe nel rapporto mare-laguna-Venezia, per cui il MOSE nasce per una protezione della città di Venezia dalla catastrofe, che poi l'opera ammetta l'utilizzo anche per altezze d'acqua inferiori è un fatto di vantaggio, ma il governo finanzia un'opera per tutelare Venezia dalla catastrofe. Sul finanziamento dell'opera il ministro ha rassicurato, finora sono stati stanziati poco più di 3 miliardi di euro. Occorre un altro 1,5 miliardi che verrà coperto grazie al prestito di 15 miliardi fatto al governo dalla Banca Europea di Investimenti. Il problema però è la manutenzione. Il sindaco Cacciari ha ribadito che senza i fondi della legge speciale non ci sarà più alcun intervento in città, le casse sono vuote. Il sindaco Cacciari ha un po' questa passione per la lamentela, perfino prima che si presenti un problema. E il problema della manutenzione, visto che non è ancora finita, si presenterà un po' più avanti, no? Quindi cominciare già a piangere oggi per i finanziamenti mi pare francamente un po' eccessivo. Sappiamo perfettamente che la realizzazione del MOSE certamente salvaguarda Venezia per la stragrande maggioranza dei problemi che ad oggi, ma che Venezia per la sua caratteristica geografica ha bisogno di una manutenzione continua e quindi il governo ne terrà conto.